della legge. Chiediamo che si provveda prontamente alla pulizia delle microdiscariche e alla predisposizione di tutte le misure, anche repressive e sanzionatorie, necessarie affinché essi non si riformino, mediante un efficace intervento delle polizie municipali delle diverse città che sembrano... Hai pagato 600 euro e poi ti faccio vedere le foto e per una corretta politica, certo, certo. Vediamo, e questo non è spinto delle messe in volta questo maledetto tasto sulla spazzatura. La seconda rata IMU non deve essere alzata perché non danno servizio questi signori, quindi non... Guai a loro se alzano la seconda aliquota IMU. Attenzione, riscendiamo di nuovo in piazza come alzano di mezzo punto percentuale l'IMU. È una vergogna. Attento da mira, mettigli sempre una mano vicino. No. Stai sempre vicino a me, amore mio. Daniela. Thank you.
fare un'altra questione. Siamo facciati. Sto sapendo il telone. Io abito, noi abitiamo a 3 punti di Giarre, considerata zona bianca, fino a stamattina con l'automobile ho dovuto per montare la differenziata recarmi, e questa è un'autodenuncia che io faccio su me stessa, ho dovuto recarmi a Santa Venerina, lì dove ci sono i bidoni della differenziata. Inoltre non esistono lungo viale Don Luigi Sturzo, zona 3 punti, che pochissimi cassonetti di indifferenziata. Infatti tutta la spazzatura è per strada, uscita dell'autostrada, come diceva chi mi ha preceduta, uno schifo, una vergogna, una zona mortificata. Vuole dire qualcosa? È inutile che si chiama Totti perché non vengono a prendere la spazzatura. Oh! È inutile buttare i soldi perché non vengono a prendere. Ricordiamo che chi avesse portato la fotocopia della bolletta Narso la può depositare all'interno di questo bidone fino avanti. Le bollette verranno consegnate ai nostri amministratori. Cosa racconterò ai miei bambini, tutto quello che accade, che stiamo affogando nell'immondizia. Cercate invece di capire da questa esperienza che quando regalate i voti alle persone sbagliate, mi seguite? Poi accade questo, si deve dare le responsabilità di un paese, si danno alle persone competenti. Vito?